Amici di Safe Drive Motorsport, ben ritrovati, oggi parliamo di un campionato che è in fortissima ascesa, nato da pochissimi anni e comunque appunto di grande grande successo. Grande interesse delle case automobilistiche naturalmente, ma non solo, ci stiamo riferendo ovviamente alla formula e. e per parlarne oggi in studio qui con noi vado subito a presentare i nostri ospiti, visto che appunto abbiamo detto case automobilistiche, ma non solo, una casa orologiera in questo caso che nel motorsport vive da tantissimi anni, praticamente quasi dall'inizio mi verrebbe da dire mi riferisco a Tagoyer nel caso specifico abbiamo Andrea Salbeck eh, responsabile marketing per Tagoyer Italia ben arrivato e bentornato Andrea grazie ciao a tutti poi invece c'è chi eh, nella Formula E c'è a pieno sì. con le sue auto di STCT e allora questo è il team ed ecco con noi Giorgio Conto responsabile comunicazione di S Italia bentornato anche a te Giorgio grazie mille grazie a voi e benvenuti e poi, per mettere insieme un, so, un po' questi mondi, ecco mi viene un po' questa espressione, il nostro opinionista Paolo Artemis sta il Corriere della Sera. Bentornato Paolo. Buonasera Come a te? tutti, grazie di essere qui con noi. Ho cercato di non metterci troppa enfasi nel presentare Perfetto, questo giro. Eh? Per, per, mi ha sgridato e esageri, no, va bene. Dai, sono stato un po' no, più moderato. L'opinionista fa rima con tutt'ologo, che <ride> in effetti. <ride> no, non è, non è quello che intendo io, però lo sai. Va bene, allora dicevamo: insomma, un argomento interessantissimo: quello della formula e partirei da, da Giorgio Conto in questo caso, eh, diciamo che insomma DS è una presenza eh, molto molto importante in eh, questo campionato, ci avete creduto da subito, eh, però quest'anno c'è stata un'evoluzione importante, questo rapporto con Ticità quindi so ben tre il discorso eh, Cina, una nuova squadra, i piloti, insomma, un'evoluzione importante. Intanto credo per cercare di puntare in alto, che questa è una cosa assolutamente fondamentale. Però poi magari approfondendo un attimo, scopriremo che non è soltanto questo, forse. Assolutamente. Eh, ovviamente, la partecipazione al motorsport ha innanzitutto come obiettivo quello eh, di vincere, quindi di essere competitivi. Quest'anno abbiamo iniziato il campionato con una nuova partnership, quindi un team di esteticità eh, che quindi porta eh, dei nuovi tecnici, dei nuovi ingegneri, eh, dei nuovi piloti, quindi Gian-Eric Verni e Andre Lotterer che ci stanno dando grandi soddisfazioni. Eh, infatti siamo lì eh, che combattiamo per la testa del campionato sia costruttori che piloti, eh, grazie proprio anche a questa partnership e a questo nuovo know-how che abbiamo acquisito con i nostri partner. Andreas Tagoyer a proposito di chi ci ha creduto da subito insomma non è una grandissima novità trovarvi nel motorsport ovviamente questo probabilmente è il vostro spirito è la vostra storia tolgo anzi probabilmente è così certamente mi permetto di dirlo, di dirlo io però insomma mai scontato no? perché questa comunque è un'avventura del tutto nuova e sicuramente molto al passo con i tempi non c'è dubbio però molto distante insomma, da quella che è la tradizione no? dello sì, sport dei sì, motori sì. Beh, molto distante direi proprio di sì No, in realtà è, per noi è stata una sfida, noi siamo partner fondatori, quindi ci abbiamo creduto appunto fin da subito, come dicevi tu, ci abbiamo creduto sulla carta perché di fatto c'era un progetto e ci piaceva questa, questo spirito di essere pionieri e molto nel nostro DNA. E anche la sfida, la sfida del timekeeping che è complicatissima. Perché in realtà sono circuiti cittadini, eh, quindi non abbiamo piste dove il timekeeping è lì, è, è fisso. Eh, noi dobbiamo andare lì, montare il tutto, prendere i tempi e poi smontare tutto perché il giorno dopo le macchine devono passare. Quindi, insomma, un po' una sfida tecnologica fantastica. Paolo, insomma, dicevamo sfida tecnologica. Lo dicevo all'inizio anche quando ti ho presentato: no? eh, è interessante poi mettere insieme questi due mondi perché c'è davvero di tutto. C'è la grandissima tradizione, come stava ricordando appunto, appunto Andreas, e poi c'è l'innovazione più assoluta, quella che fa sì che poi nella Formula 1 siano approdati. Beh, prodate praticamente quasi tutte o la grande, grande maggioranza delle case automobilistiche. Quelle che non ci sono sono lì pronte, sono lì pronte ad arrivare e poi anche moltissime aziende extrasettore. Beh, intanto, prima cosa, chi c'è ha sempre torto perché non c'è e non sappiamo cosa valga. Per quanto riguarda invece gli orologi, eh, naturalmente stiamo parlando della massima espressione dell'orologeria mondiale. Tagoyer è da sempre nel mondo delle gare e soprattutto in Formula E. Questa formula elettrica che gli inglesi, tanto perché ci vogliono complicare la, le cose, le chiamano formula I, per cui non capiscono assolutamente niente. Dicevo che per quanto riguarda eh, Tagoyer loro hanno fatto un lavoro straordinario, un lavoro straordinario perché la formula e è partita solo nel 2014 e, sì. e, e si dice perché gli aneddoti poi sono sempre quelle cose che hanno valore, che c'erano Giantor da una parte e Alejandro Agag, che è il padrino della, della Formula 1, padrino in senso buono, eh, che a un certo momento si sono messi con un tovagliolo di carta e hanno disegnato lo schema della Formula E. Da lì è nata e voi adesso siete qua a parlarne e a godere i frutti di questo nuovo modo di fare sport. Nuovo di fare sport perché è fatto nelle città. È fatto con tutte quelle che sono le complicazioni nel vivere le città per trovare i tempi, ma anche per gestire le automobili, anche per gestire i piloti che, nel caso di IDS, in questo momento sono veramente sempre là, quasi sempre sull'Olimpo. Se non arrivano primi, arrivano secondi. Se non sono primi del campionato nel mondo, magari sono anche primi. E detto questo, oltretutto attraverso. Questa quadratura di un cerchio eh, c'è il, il futuro dell'automobile, come molto ovviamente il futuro degli orologi, perché qui eh, veramente si fa qualcosa che potrebbe servire a risolvere il problema dell'inquinamento. Questa collaborazione tra un'azienda francese, tra l'Uso di Parigi e la Ticità, che è un'azienda cinese che è molto pragmatica, come lo sono i cinesi che sono da 6.000 anni fanno delle cose che noi non sappiamo neanche cosa sono, però dalla polvere, spa da, dalla polvere da sparo agli spaghetti c'è una made in China. Eh, detto questo è molto interessante vedere come si svilupperà questa cosa e soprattutto le ricadute che sia da parte di Dagoia sia da parte di Diasticità avremo nel nostro futuro di automobilisti. Giorgio, mi riallaccio un po' a questo discorso. Lo scenderai in due. Partirai un po' da chiederti qual è il grado di soddisfazione comunque di questa, di questa collaborazione, che cosa vi ha portato, perché poi dobbiamo dire che la Formula E è un campionato sempre molto complesso, molto molto equilibrato. I vincitori cambiano ad ogni gara ed è difficile. Stabilire veramente i valori in campo, poi come diceva Paolo, per esempio, nel vostro caso riuscite sempre a rimanere nelle prime posizioni, ma dobbiamo dire che l'alternanza rispetto ad altri campionati, sicuramente, è molto, molto più evidente. Quindi ti chiedo se siete soddisfatti di questa collaborazione a livello sportivo, intendo in questo caso, e se siete lì dove più o meno speravate di essere. Chiaro, sì, eh, siamo assolutamente soddisfatti perché di fatto abbiamo unito il know-how che era già di DS e quindi di tutta la parte del team tecnico di DS Performance che si occupa quindi con i nostri ingegneri di sviluppare e progettare quelle che sono eh, le evoluzioni del gruppo motopropulsore e dei software che poi sono eh, preposti alla gestione dell'energia che è un fattore fondamentale nelle gare di Formula E abbiamo unito quindi il nostro know-how al know-how eh, del team Ticità che già correva in Formula E quindi in qualche modo diventando un team unico ora riusciamo a lavorare eh, veramente sulla monoposto e sulla preparazione dei piloti come un unico vero team e quindi prepariamo le gare in maniera Veramente efficace. Tant'è vero che siamo lì a lottare per il campionato, che era chiaramente il nostro primo obiettivo, quindi eh, andiamo dritti verso lì e puntiamo alla vittoria finale. Andreas, eh, a parte diciamo le problematiche. Passate il termine anche un po' i casini, insomma, di sistemare il cronometraggio e organizzarlo in questi contesti. Hai detto bene: sono tutti circuiti cittadini, questo è anche un punto di forza, evidentemente, della, della Formula E. Eh, voi siete stati presenti dall'inizio, quindi c'è stata sicuramente un'escalation dal punto di vista tecnico, della comunicazione. È chiaro che per voi esserci è, da un lato, un vanto, da un lato, però, dovete vedere anche un po' quello che succede, come si evolve. e, se si evolve nella maniera giusta questo campionato. Si sta evolvendo secondo te nella maniera giusta quindi? Sì, io penso di sì. La... Noi abbiamo rinnovato l'anno scorso il contratto per altri tre anni, quindi ci stiamo credendo, eh, stiamo analizzando il tutto, le vetture sanno, hanno fatto un salto incredibile con questa nuova macchina, non c'è più il cambio, sono più rapide, eccetera, eccetera. Eh, loro ovviamente stanno facendo un grande lavoro noi abbiamo un pilota in comune e volevo arrivare proprio a quello stanno arrivando i grandi piloti ecco la, la differenza la farà siccome è un po' quello eh, è chiaro che il messaggio è magnifico perché si parla di ecologia ci stanno credendo tutti però alla fine si deve appassionare il pubblico il pubblico sta arrivando lo sta capendo Roma eh, è stata piena eh, ecco quando arriverà questa cosa e chiaramente le star i, i grandi piloti come Vernier nel nostro caso che, che corre anche per loro, eh, ecco. noi abbiamo bisogno di persone come queste, abbiamo bisogno di vincenti, persone riconoscibili e protagonisti. Io ho soltanto una, una cosa da chiedere: che, che è tutto quello che si chiedono. Cioè, sappiamo che DS eh, ha deciso di elettrificare tutti i modelli della, loro, della, della, della gamma in tempi abbastanza rapidi, proprio a partire dal 2020, eh, ci saranno macchine totalmente elettriche, ma quanto. Arriva dalla famosa domanda dalla pista alla serie, dall'automobile che corre all'automobile che useranno i comuni mortali tutti i giorni: qual è il trapianto? Certo, arriva, arriva tanto, eh, anche di più rispetto ad altre discipline del motorsport. Questo perché è proprio eh, nella, è, è insito nel, in quello che è il regolamento della Formula E, che quindi prevede non semplicemente delle monoposto eh, che devono fare il tempo più rapido, eh, ma che devono anche gestire al meglio l'energia. Il cuore eh, delle monoposto è proprio il motopropulsore e il software di, di gestione che permette di risparmiare l'energia per arrivare a fine gara. Ricordiamo che da quest'anno le monoposto non hanno più l'esigenza di fare eh, il cambio di macchina ma si fa con un'unica macchina tutta la gara. Questo già dice dell'evoluzione tecnologica che c'è stata nelle batterie che utilizzano le monoposte, che quindi hanno sostanzialmente raddoppiato la capacità eh, e migliorato le performance perché abbiamo guadagnato per esempio in accelerazione quasi il 30% rispetto alla generazione precedente. Tutto questo viene trasportato nelle vetture che poi daremo in mano ai nostri clienti a partire già dalla fine di quest'anno, eh, viene trasportato in maniera diretta, quindi sono evoluzioni tecnologiche che non hanno bisogno poi di essere largamente rielaborate per essere poi eh, distribuite, montate e progettate su quelli che sono... Eh, i veicoli che diamo poi in mano ai nostri clienti normali. Per questo arriviamo quindi ad avere, come sarà alla fine di quest'anno, un prodotto che è DS3 Crossback ITENS, che sarà il nostro subcompatto 100% elettrico, che chiaramente nel suo cuore di eh, gestione dell'energia, di capacità della batteria che porterà ad avere un'autonomia di 320 km, eh, prende molto da quello che è il laboratorio di sviluppo e di ricerca che rappresenta per noi la Formula E. Insomma, la Tesla è avvertita assolutamente <ride> Beh, insomma poi ci sono anche altre dinamiche molto molto interessanti magari dando uno sguardo anche alla Cina però ne parliamo eh, direi tra, tra poco perché adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi rientriamo di nuovo per la seconda parte di questo studio di Safe Drive Motorsport dedicato alla Formula E Dopo l'iniziale successo targato BMW nella gara di Monza della serie GT Endurance, il campionato italiano Gran Turismo è approdato all'autodromo Piero Taruffi di Vallelunga per la prima delle prove sprint. Al via si sono presentati 23 equipaggi suddivisi nelle classi GT3, GT Lite e GT4. In gara 1 è arrivato lo splendido successo di Postiglione e Mull al volante della Lamborghini Huracan della scuderia Imperiale Racing. Il pilota lucano e il compagno ventottenne olandese sono scattati splendidamente dalla seconda fila, conquistando il comando della corsa, senza più cederlo fino alla fine, nonostante l'ingresso della safety car all'ottavo giro. La seconda posizione è stata conquistata da Riccardo Agostini e Alessio Rovera con la Mercedes AMG GT3 del team Antonelli Motorsport. Il podio è stato completato dal terzo posto di Lorenzo Veglia e Lorenzo Casè, alla guida della Ferrari 488 Evo di Easy Race. Gara 2 è stata caratterizzata da una pioggia abbondante nella fase finale. In questo caso, la vittoria è stata appannaggio di Agostini e Rovera, che migliorano così il secondo posto di Gara 1. Postiglione e Mull raccolgono in questo caso un secondo posto, mentre la terza posizione è conquistata da Andrea Fontana e Pierre Kaffer con l'Audi R8 LMS di Audi Sport Italia. L'incantevole scenario dei Monti Sibillini in provincia di Macerata ha fatto da sfondo alla ventinovesima edizione del trofeo Lodovico Scarfiotti, che in questo caso ha coinciso anche con il cinquantesimo anniversario della cronoscalata Sarnano-Sasso Tetto e con il secondo appuntamento del campionato italiano Velocità Montagna. La vittoria è finita nelle mani di Michele Fattorini con la Osella FA30 Zitec della scuderia Speed Motor, abile insieme alla sua squadra a risolvere i problemi tecnici riscontrati durante le prove. 3,52,97 è il tempo che gli ha consentito di centrare il successo. Al secondo posto si è classificato Omar Magliona con l'Osella PA2000, che grazie a questo risultato si è portato al comando della classifica di campionato. Il terzo gradino del podio è stato occupato dal giovane Giuseppe Vacca, anch'egli su Osella PA2000 della scuderia Vesuvio, bravo nello sfruttare al meglio le prove prima della gara. Ben ritornati a Safe Drive Motorsport, appuntamento dedicato alla Formula E col team di S Ticita in particolare, ma non solo, ovviamente stiamo parlando anche di Tagoyer, quindi uno sponsor che è stato coinvolto in questo progetto sin dall'inizio. Ci siamo lasciati, appena prima della pausa, parlando con Giorgio Conto, responsabile di comunicazione di S Italia, di quelle che erano le ricadute, dirette dal punto di vista tecnologico e di prodotto. Dall'evoluzione di quello che è la Formula E fino appunto l'auto di tutti i giorni, chiaramente in versione elettrica. Eh, stavi spiegando, lo ricordo brevemente: insomma, che questi passaggi non sono poi così neanche troppo complicati dal racing al prodotto su strada, eh, però ti chiedo. Bene questo naturalmente. L'elettrico, però, in una fase ancora abbastanza embrionale, ecco, da un punto di vista di diffusione, da un punto di vista commerciale, invece quali sono i reali obiettivi? E se in questo incide anche in un qualche modo o ha inciso la scelta di un partner cinese come Ticità, che vi aiuta ad andare forte in gara, sicuramente. Questo lo abbiamo capito, i risultati ci sono. Ma questo può avere anche una valenza extra il rapporto con l'estremo Oriente, col mercato cinese, oppure non c'entra nulla. Allora, partirei dagli obiettivi che eh, sono molto semplici e sostanzialmente sono quelli di seguire quello che il mercato oggi ci richiederà. Quindi eh, noi abbiamo delle nuove piattaforme sulle quali costruiamo per esempio DS3 Crossback eh, che saranno in grado di eh, assemblare veicoli con motorizzazioni termiche e veicoli con motorizzazioni elettriche o ibride eh, assolutamente sulla stessa eh, linea produttiva. Quindi questo eh, permetterà di avere una estrema flessibilità nella produzione. Eh, e dei tempi certi anche di produzione, che quindi si trasformano eh, in qualche modo in un time to market che sia corretto. Tutto questo perché eh, non ci diamo noi a prescindere un obiettivo di volumi di veicoli elettrici che vogliamo produrre, ma semplicemente noi ci prepariamo affinché quello che ci chiederà il mercato noi potremo darglielo. Quindi eh, il cliente domani avrà assolutamente la libertà di scegliere. Quale tipo di mobilità vorrà utilizzare? Noi saremo pronti a offrirgli il prodotto migliore per quello che lui semplicemente ci chiederà. Eh, chiaramente la Cina per noi è semplicemente un mercato eh, di grande importanza, per cui eh, in qualche modo eh, siamo presenti in Cina con delle nostre fabbriche e abbiamo bisogno chiaramente che anche il mercato cinese eh, possa aiutarci nel risultato globale che il gruppo eh, vuole avere a livello mondiale, quindi in questo senso abbiamo una grande attenzione in questo mercato anche. L'elettrico Paolo, eh? un discorso che apre mille, mille, mm, mille capitoli. Sì, mille capitoli. L'elettrico forse non è tutto bene, ma senz'altro è qualcosa di bene. È un po' come la, la piccola Greta no? che va in giro per il mondo, scalda gli animi, poi si sa benissimo che cambiare dall'oggi al domani l'inquinamento non, non è possibile. Anche per quanto riguarda eh, l'automobile elettrica e il suo inserimento, specialmente in Italia dove le strutture le infrastrutture sono così e così, diventa un discorso mh, difficilmente percorribile al 100%. Eh, ciò nonostante, però, io penso, eh, come persona che guarda la televisione, che va in giro per il mondo, che la Formula E abbia veramente un... Un grandissimo successo, una capacità di dare una visione dell'elettricità e del muoversi con un'automobile elettrica che non è quella del tram, che non è quella del treno, è qualcosa che può essere veramente personale, che ti consente di avere un'automobile che probabilmente inquina meno, ma che ti dà anche la soddisfazione di guidare un'automobile. Ho provato delle automobili elettriche e posso garantire che danno delle sensazioni e delle emozioni forti. La prima l'ho provata nell'84, era una panda elettrica, soltanto che per alleggerirla avevano messo 400 kg di batterie e per alleggerirla avevano tolto tutto quello che era il sistema per limitarne il rumore. Per cui quando si andava bastava che ci fossero dei sassolini e sentivi un ta 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 perché i sassolini venivano eh sparati certo. dalle gomme contro la carrozzeria. Oggi le automobili elettriche sono formidabili, eh, frenano da sole, cioè questo, hanno la capacità tra l'altro di eh, recuperare tutta l'energia della frenata. Ah, ah, sono, sono macchine eh, straordinarie, costano molto e eh, di colonnine per ricaricarle ce ne sono poche. Metterle nel condominio si alzi chi riesce a farlo e io sto seduto. Detto questo però vale la pena anche di dire che eh, questo, questa, questa joint venture tra francesi e cinesi è molto interessante, molto interessante perché la Cina soffre ancora più Dell'Europa e dell'Italia in particolare, il problema della pollution, dell'inquinamento, e quindi devono trovare dei sistemi per risolvere i loro problemi. E mh, a questo punto bisognerebbe dare ai cinesi degli orologi da <ride> per contare <ride> i minuti con i quali raggiungere l'obiettivo <ride> di Come com stiamo messi con la Cina? Dal punto di vista Cina, orologico. No, nel, nel, mondo, nel mondo del luxury che è quello dove noi apparteniamo. È, è la Cina è la, è la sfida dei prossimi 50 anni. La, non, non è finita, ecco, per, ci sono molte aziende che non sono ancora entrate, parlo anche di aziende italiane, nella moda e così via. È una grande sfida. Lì c'è in atto una guerra incredibile. <ride> per chi conquista l'ultima lancetta, eh, sì, anche no. sono un, un miliardo e mezzo di abitanti, e sono molto appetibili. Eh, però, se scherzi a parte, in realtà, io sono, eh, sono, sono fiducioso, ma sono anche contento perché, in realtà, la, il messaggio che la formula elettrica, la Formula E, sta dando lo sta portando anche in Oriente, è, anche, è chiaramente anche uno dei motivi per cui noi siamo lì. Loro, come dire, la Formula S si è prefissata, e questo me lo disse a Gag, eh, uno dei primi anni, eravamo a, Bu in, a Buenos Aires, disse io un giorno vorrei che i ragazzi potessero collegarsi con un device da casa e potessero correre virtualmente con i piloti veri, che sarebbe una cosa magnifica, perché in realtà porta a livello alto, ma soprattutto il coinvolgimento, noi vogliamo che... Quello che vuole la Formula E è che il pubblico sia coinvolto ed è il motivo per cui hanno scelto i circuiti cittadini. Quindi, quindi aggiungo cose positive alla Formula E dopo quello che hai detto tu. Senti, la parte beh, commerciale è evidente, si mescola con quella tecnologica, con le ambizioni. Naturalmente nel mondo delle competizioni, che dobbiamo dire per DS, ma potremmo allargare un po' il discorso. Gruppo PSA, sono sempre all'ordine del giorno da tantissimo, tantissimo tempo per voi anche, tutto sommato. Eh, invece il discorso, questo messaggio? Tra virgolette eco, che no? in un qualche modo si cerca di far passare, o comunque un'alternativa di mobilità. Poi anche su quanto sia del tutto eco potremmo aprire altri capitoli, ma insomma ci fermiamo qui. Eh, ecco, questo aspetto è importante per voi dal sì. punto di vista della comunicazione, perché insomma anche Tagoglier, diciamo sta vivendo anni molto intensi da questo punto di vista, di grande trasformazione, dove la tradizione rimane un caposaldo importante, però certo. dove poi si guarda molto, molto avanti. Sì, la allora, Tagor sta Tag sta per Technique d'avanguard e eh, quindi siamo sempre stati pionieri da questo punto di vista. La parte eco è fondamentale, abbiamo messo pannelli solari per primi eh, nell'orologia svizzera sui tetti delle nostre fabbriche, abbiamo rinnovato tutti i macchinari per cui produciamo i nostri componenti con pochissimo utilizzo di, di olio, quindi è sicuramente una parte che per noi è molto importante. Giorgio, una domanda al volo, siamo in chiusura, eh? Piloti italiani, no, figurati, Francia, Cina, Italia, che ci interessa? Beh in realtà diciamo che l'interesse non è tanto sulla nazionalità dei siamo piloti, sempre ma pochi ovunque. sono pochi ovunque, eh, ma a noi interessa soprattutto avere piloti che siano competitivi e in questo momento certo. la coppia verni e lotterer è quella che abbiamo visto tra tutti, sta dando i maggiori risultati eh, anche in termini di eh, costanza dei risultati. Questo ci sta permettendo anche nella classifica costruttori di stare sempre in alto in qualche modo. Vabbè, Paolo, allora basterà mettere, no basterà no, magari iniziamo a mettere un Tagoyer al polso di un pilota italiano che poi magari, no, no non funziona beh, neanche non così, io eh, so. ci sto provando in tutti i modi Non so, però eh, abbiamo avuto degli italiani sì. anche in Formula E, all'inizio sì, sì. eh, c'era un gran pilota di Formula 1, non faccio il nome ma comunque che è stato molto bravo, ma non si è mai, non, le sue macchine non sono mai quasi partite eh, Tu ti ricordi come si chiamava? Sì, Trulli Ah, mm. ah ecco, Trulli eh, Sì, ero preparato Casualmente. Casualmente. <ride> quando a scuola gli fa la domanda quello che sa, vabbè ci dispiace, è il mio ci dispiace che Trulli non sia più nella, nel, nelle scuderie, perché lui aveva proprio costruito una scuderia della Formula E, però eh, la, Formula e sta, la Formula E sta andando avanti e adesso aspettiamo tutti, mh, oltre a quello spettacolo che è Monaco, che è sempre Monaco, adesso aspettiamo New York. E New York là si concluderà questa annata e chissà chi ci sarà al vertice. Senz'altro anche lì contiamo i minuti <ride> e speriamo che... Le buone, le buone prestazioni, con poche vittorie, devo sì. dire finora di Dessous. Non ti spontano se no fa giusti brutti, poi Giorgio. Diciamo che È incrociamo le dita, composto, ecco. incrocia le dita, lui con grande eleganza, incrocio le dita. Esatto. Poi magari insomma, ci ritroveremo comunque a fare un bilancio. Spero eh, di fine stagione di nuovo, di nuovo negli studi di Safe Drive Motorsport. E invece, noi siamo in chiusura per quanto riguarda questo appuntamento settimanale, come sempre con Safe Drive Motorsport. Quindi vado a ringraziare di nuovo i nostri ospiti, a partire da Andrea Salbeck responsabile marketing Tagoglia d'Italia, grazie Andreas. Grazie a voi, ciao a tutti. Giorgio Conto, responsabile di comunicazione per DS Italia, grazie Giorgio, alla prossima. Grazie, arrivederci. E naturalmente Paolo Artemi, il Corriere della Sera. Sì. Gran bella serata, gran belli ospiti e soprattutto zzz, che scossa! Saranno, saranno sicuramente belle scosse, come in genere dal motorsport. Qui, insomma, bisogna dire eh, quasi scansarsi perché ce anche davvero tante troppa di elettricità. Per quanto ci riguarda, invece, ricordo ancora l'appuntamento: la prossima.